Come si svolge una sua giornata tipo in laboratorio? No, questa è una domanda difficile perché il lavoro di cui mi occupo io è un lavoro abbastanza tipico per una o due persone, per cui diciamo, è tutto in mano mia. A volte vado in laboratorio la mattina relativamente presto, a volte al pomeriggio. Diciamo che la caratteristica più comune dei fisici che fanno il mio mestiere è quella di essere un po' vespertini, perché le cose funzionano sempre tardi. Per cui quando una cosa comincia a funzionare alle 6 di sera bisogna restare lì perché non succede così spesso e quindi magari uno finisce alle 10, alle 11, queste sono cose tipiche. Cosa si intende per metamateriali e quali applicazioni hanno? La parola meta deriva dal greco e significa oltre. I metamateriali sono dei materiali artificiali, prima di tutto, e hanno delle caratteristiche che vanno oltre quelle dei materiali, naturali. Come si fa a ottenere questi materiali strani? Si lavora a livello atomico. Gli atomi dei metamateriali sono in realtà dei micro o dei nanocircuiti che vengono fabbricati con le nanotecnologie e poi vengono disposti in reticoli come in reticoli cristallini e a questo punto le caratteristiche globali del materiale dipendono dalla risposta a varie sollecitazioni che hanno questi microcircuiti. Noi lavoriamo nell'ottica per cui i circuiti che disegniamo sono fatti per rispondere alla luce, insomma, alla frequenza luminosa e per cui sono circuiti che lavorano a frequenza luminosa. Perché le nanoantenne in silicio suscitano tanto interesse? Le nanoantenne sono interessanti perché la luce, io mi occupo di ottica, no? Quindi di luce. La luce è una radiazione elettromagnetica che ha, da un punto di vista di principio, le stesse caratteristiche delle onde radio. L'unica differenza è che la frequenza è 100.000 volte o 1 milione di volte superiore. Per cui il comportamento di base è lo stesso, per cui una cosa che funziona per le onde radio funziona anche per la luce, in linea di principio. Per cui uno può fare le stesse cose che vengono fatte per le onde radio e in particolare le nanoantenne sono delle antenne che funzionano come le antenne radio, ma sono progettate per lavorare alle frequenze della luce. Sono interessanti perché consentono di applicare i concetti che ereditiamo dalla radioelettronica all'ottica. Quindi con le nanoantenne si possono fare dei circuiti che sono simili a livello di antenna ai circuiti radio, però consentono di fabbricare dei dispositivi ottici come per esempio delle lenti. Noi possiamo fare delle lenti con le nanoantenne, disponendo delle nanoantenne su una superficie e progettando le nanoantenne in modo opportuno. Il suo è un gruppo di ricerca internazionale. Quali sono le opportunità e quali i limiti? Le opportunità sono comuni alla scienza in generale, cioè un gruppo internazionale consente di confrontarsi con le culture di altri paesi e quindi, visto che la creatività alla fine parte dai collegamenti tra idee diverse, il confronto con persone che hanno una formazione radicata su altre culture è sempre produttivo. I limiti, secondo me, sono più che altro logistici. È più difficile organizzare un gruppo internazionale perché magari ci sono problemi di visto, di comunicazione, però non vedo un limite da un punto di vista, diciamo, della resa scientifica. Secondo me non esistono dei veri limiti, è solo una ricchezza. Quando ha deciso di dedicarsi alla scienza? Una decisione abbastanza inconsapevole. Uno a scuola, prima di tutto, si rende conto di capire e di apprezzare il linguaggio scientifico, quindi la matematica, la fisica e la chimica. Questo è diciamo, il primo aspetto che incontrano tanti. Il passo critico, secondo me, è quello creativo. Una volta che uno si impadronisce del linguaggio, è importante riconoscere di avere una creatività. Questo è meno comune. E il terzo ingrediente, direi, è una certa responsabilità. Anche quando uno si diverte a fare scienza e essere creativo,
può essere un po', come dire, timoroso, perché la vita dello scienziato è una vita difficile, soprattutto all'inizio. Però secondo me l'aspetto della responsabilità sociale è un aspetto importante. Quindi se uno riconosce il gusto, ha, come dire, un dovere, insomma, di perseguire la sua attitudine anche per gli altri. Perché ha deciso di partecipare a Scienza Attiva? Credo che sia importante, prima di tutto, testimoniare che la vita dello scienziato è una vita ricca di grande soddisfazione, nonostante le difficoltà, anche magari uno può immaginare uno che non fa lo scienziato oggi, in questo momento storico, voglio dire in questi anni, in Italia, si può immaginare che sia una vita difficile, e in effetti così è, però la soddisfazione, secondo me, alla fine, nonostante tutte le difficoltà, è sempre sufficiente per compensare questi problemi. È una soddisfazione molto vera, secondo me, perché è un colloquio con la natura, per cui è indipendente dalle difficoltà che vengono messe in mezzo dagli altri. È un dialogo a tu per tu, alla fine, con la natura. E l'altra cosa è la cosa che ho detto prima, cioè secondo me è bene non lasciarsi intimorire dalle situazioni del momento. C'è un aspetto di responsabilità sociale e comunque di soddisfazione.